Mi tiene ancora in partita. Vabbè, allora E torno in al menu. realtà potremmo giocare pubblica contro altre persone, ragazzi. Cioè, in realtà. Oh, Sì, Roberto, ma lì. ciao. Non lo so, Laurent, non lo so. Roberto, lo conosci Carcassonne? Che vogliamo fare contro il computer o contro altra gente, ragazzi? Che ne pensate? Cosa vi divertirebbe di più? Contro il comp contro la I o contro persone sconosciute? Allora, mo te lo spieghiamo. No, fatelo, dice Cara. Contro chi? Contro altre persone umane? Multiplayer. Facciamo una sfida a 3 o a 4. Che dici, Void? La creo. Come cerchiamo un altro giocatore o altri due giocatori? Oppure Online. vuoi Allora, col bot? fai così, Void. Appena io starto. Metti, ti dico il nome della partita e entri. Faccio tre giocatori, faccio. Proviamo a far venire un altro con noi, ok? Vediamo che succede. Mo ci capita il campione nazionale. Allora. Ok. Cos'è questo? No? Vabbè, anzi sì. Se qualcuno l'osta, gioco il Via. computer al posto suo. Non so che vuol dire karma minimo, penso sia a livello. Ok, io ho startato. Vai nella stanza di ricerca avversari. Vediamo se ti fai in tempo. Eccoti. Sono entrato. Ok, Void è entrato, quindi adesso giocheremo contro uno sconosciuto. E tutta questa gente online, qualcuno si unirà alla mia partita, presumo. Anche scriverglielo mi sa in chat. Ah, ok. Scrivi qui. Eccolo. Cyber Boris. Questo è un Cyber russo furtissimo. Boris. Cyber Ci Boris. distrugge tutti dal futuro. Questo ci ammazza. Tocca a me. C'è la stessa cosa di Void. Tu sei rosso, Void? Sì, Sei sono mood. rosso. Sei mood. Nel frattempo sei diventato VIP. Ah, io mi piglio subito sta città. La faccia vostra. Subito. Non lo so, da che cosa capisco il colore. Penso sei tu comunque il rosso. Perché abbiamo la stessa icona. Avatar. Allora, per Roberto, ci stai seguendo, Roberto, che ti spiego le regole. Dimmelo così mi ci impratico. Ok, sì, sono rosso. Anche gli altri, se vi serve qualcosa sulle regole, ve le dico. Allora, Void ha preso la strada, quindi ora tocca a Cyber Boris col giallo. Che non sia un pacco sto Cyber Boris. Si è, Ok. ok, si è fatto una strada per conto suo. Io invece mi continuo la mia città e sono grande. E mi va proprio al delusso, me va. Aspetta, eccolo qua. Mi piglio pure una strada, mi piglio. Tocca a Void. Ah, ha unito le strade Void, quindi entrambi prenderanno punti da questa strada, però si è fatto anche una città. Però prenderanno un sacco di punti insieme. Questo è poco ma sicuro. Per forza lì la dovevo mettere. Non avevo molta scelta. Aia, visto? Guardate che sta facendo il giallo. Sta tentando di prendere la città che ha iniziato anche Void. E faranno gli stessi punti se la uniscono. C'è pure lo scudo. Quindi però state più o meno muovendosi in simbiosi voi due. A me sembra un pro player, Sì. Cyber Boris. La sensation è questa. Sì, Oppure se l'è presa perché gli ho conteso la strada, non lo so. non lo so. È un gioco, non sembra, ma è un gioco molto competitivo in realtà. Sì.
non è dettato dalla fortuna come può sembrare, anche se la pescata della tessera è casuale, se tu ti organizzi in modo da vincere con qualsiasi tessera. Ok, è unito alla fine. Si faranno una barca di punti tutti e due e io rimarrò come un pollo al terzo posto. È tutto un piano, in realtà Cyberbolist è un mio amico. Tuo amico russo. Oh, guarda che sta a combinare. Sta a prendere pure la città mia, sta pia. Ma questo è forte, raga. Questo è forte. Io ancora non ce l'ho l'ottica di pia le città sempre dell'altri. Caspiterina. Poi c'è un'altra strada, mo. Ma dai, piazza. Ma sai che vi dico? Mo faccio un torto di quelli grossi a tutte e due. Quindi Cyberbolist ci sta insegnando che conviene prendersi le città degli altri. Sì, se li prendi tutti, sì. Perché ti aiuta sia l'uno che l'altro. No, gli devo dar fastidio a questo per forza. Spreco una mossa, ma devo dar fastidio. Voglio, io ho messo la strada qua, così da, è più difficile finire sta città. Però all'inizio del gioco è un po' stupida come mossa, però. Per fargli capire che deve sta buono. Ha trovato subito. Sì. Void ha trovato subito la tessera, compatibile. Ho sprecato una mossa come un pollo. Vabbè. Ah, signore. Hai messo il contadino lì. Potrebbe essere una buona mossa. Come non potrebbe. Vediamo come si evolve la situazione. In effetti era meglio mettere il contadino almeno. Tocca a Boris. Caspiterina. Incredibile, stiamo dando tutte le per chiudere. Nonostante il tuo sabotaggio. Ma sapete che vi dico? Vengo anch'io? No, tu no. Sì, dai, vieni anche tu. Ce l'hai la testa. Quasi quasi mi unisco anch'io a questa mega città. Ok. Sai che ti dico? Mo la chiude in modo che... No, non posso venire io. No, non lo sapevo. No, lo annullo. Posso annullare, ok. Volevo venire nella città con voi, ma non posso. Massimo in due. Che di massimo in due? Massimo in due. Cioè, se la città è già tua, no. Non puoi. Allora, volevo vedere un'altra città, quella di fianco alla tua pedina verde. Ok. Però... mi fa mettere l'omino. Non lo so perché. Perché forse è già mia. In due. Non deve essere di nessuno quel pezzo di città che tocca, capito? Come è successo a me, che io l'ho messo in un pezzo di città che ancora non è la vostra città. Non strano, so se è chiaro. Strano. No, ci sta un motivo, se non te lo fa mettere. Quando appartiene già qualcun altro quella città, non puoi mettere pezzi. Ah, ok, chiaro, perché lì voi non vi toccate ancora. Esatto. Chiarissimo. Dopo li devi unire, non prima. Sì. Vabbè, io provo a fare un'altra città qui, tutta mia. Comunque siamo ancora tutti a zero tra una cosa e l'altra. Tocca a lui, che mi sa che ha trovato il pezzo giusto per unire la città, lo sai? Vediamo se lo fa. Penso di sì, se non c'ha senso rimanere appesi così. O forse no.
No, non è incasinato in 3. Qual è il tuo dubbio, Mood? È perché non sai forse ancora bene le regole. Vedi, guarda che ha fatto lui, Mood. Ha unito i nostri due pezzi di città e ora è una città sola e prendiamo i punti insieme io e lui. Poteva anche metterlo qui, ma non voleva dare i punti a tutti e tre. Esatto, stiamo a fare la città in 3, ma è lui che ci ha costretto. Noi stiamo facendo separati io e Void. Ma è questa la strategia giusta, perché lui prende i punti sia da me che da Void, così, unendosi Sì. come un simbionte Venom, no? Si unisce a noi. Ora ti è uscito anche un monastero, una bella Dove carta. metto? Non so dove metterla, però il monastero, però. Piazzo qua. Aspetta, no, fermati un attimo. Devo pensarla bene questa. Vedete quanto si diventa più complesso se aggiunge un giocatore e Ed è pure forte. Prendo il monastero e cerco di fare il quadrato garante intorno. gli altri, è molto strategico. Così. Cioè, ha alzato il livello della competizione questo tizio russo. Se è russo. Cyber Ora Boris. mi Cioè, stupida strada. è minaccioso Cyber Boris. Siamo tutti a zero per colpa sua, ancora stiamo. Tocca a Void. Ok, sono molto indeciso Vabbè, io. sì, è normale, Mood. Ma ti ho detto, non devi pensare a 10 euro, devi pensare a 3,32 euro, perché su internet si trova a 3,32 euro. Poi riscatti la chiave su Steam, è la stessa cosa. Quindi spenderesti 3,32 euro? La vera domanda. La vera domanda. Cioè, non è che mi ci spezzai di ogni giorno. Sì, infatti è una partitina, sì, è così che funziona sto gioco. Mica ci devi tryhardare come Fall Guys, insomma. Tocca al russo. Quindi, Void è venuto a farsi la stradina qui. No, credo perché. Che è venuta qua. Non sapevo veramente che farci con quella pedina, quindi l'ho messa. Non volevo metterla Ah, lì, ce vedi, l'ho messa guarda, lui. sta tentando di prenderti la sua strada, eh. Void, il giallo. Perché ha messo un altro giallo? Esatto, se unisce questa città, la strada sarà tutta sua perché sono due gialli e un rosso. Sì. Invece io Ok. non volevo mettercelo per tenere aperto il campo. Facciamo il torneo, Mood, se lo fai. Ho detto Mood ci sta pensando. Che dicevi, Grande. Void, Diventiamo dei pro player di Carcassonne, andremo agli sports di Carcassonne. dei giochi da tavola lo fanno i tornei internazionali, comunque, l'ho letto. Ah, sicuro. Che altro mi vorrei comprare espansioni perché diventa ancora più bello. Non costa manco tanto. Però di avere il gruppetto d'amici, sennò non vale la pena. Ma sì, mettiamolo, dai. Vedete che ora questo campo verde è mio e quello rosso è di Void. Invece il giallo ancora non ha messo contadini. E io metto questa tessera che ho adesso, dove lui ha messo la sua Collomino sulla strada. Posso me No, non mi ci fa mettere la pedina, ma perché, scusa? Perché non mi fa mettere la pedina? Dove? Non so dove mettere. Non è giusto, perché non mi fa mettere gli omini sulla strada? Ah, perché quella strada non era ancora di nessuno, chiaro. Questa logica ancora non l'ho ben afferrata. Qual è la giga? Se non è di nessuno lo puoi mettere. E Mood, prova. Non, vabbè, non è complicatissimo streamare in sé per sé. Magari un po' curarlo, infiocchettarlo, forse è il problema. Per esempio, Void è bravissimo a infiocchettare live, io invece no. Infatti, mi sono curioso di come l'ha infiocchettata questa che sta facendo ora. Però non posso vederla. Devo usare il cellulare, forse. Anzi, mo vado a vedere.
Laurent, non te lo posso mettere il server on a Minecraft. Fatto da solo, scusa. Fatti un po' in server tuo. La pubblicità a Void, mi sono beccato. La pubblicità? Sì. 15 secondi. Dove? All'inizio, subito. Vabbè, ma da me... Ah, però è carino perché c'ha qualche skin bravo, vedi, messo qualche overlay. A me stai dicendo? Sì. Ma non ho idea di perché, del perché parta la pubblicità, perché io le ho disattivate. Ma forse quella dell'inizio, c'è un'altra opzione che dice inizio video. Non ho ancora ben capito, ma io le ho tolte, quindi non ho capito perché ti partano le pubblicità. Cioè, da me non ci sono pubblicità. Al contrario mio. Allora, tocca a me finalmente. C'ho un pezzo di città. Mannaggia, guarda questo. Ah, sei tu, Void. Oddio, guarda questo. Hai messo la strada per darci fastidio. Avrei chiuso sta città se non era per te. Ci sono in quella città. No, quella dove siamo io e il giallo. Laurent, non fare così, fattene una da solo. Allora, quindi che faccio? Come proseguiamo questo impero? No, sto sbagliando tutto, ragazzi, aspettate. Che casino, però. Fatto. Bravo, ti preparalo te. Chissà quando avverrà questo evento. Mi sa che io mi piazzo qua. Comunque sto aspettando che ci sia uno che metta il follower cercando Carcassonne per fargli i miei complimenti, però non so se avverrà mai in Italia questa cosa. Ma guarda, io ho messo just chatting. Hai messo just chatting? Hai messo? No. Vabbè, siamo in due, da una parte è una buona strategia perché io o te becchiamo. Sì, in effetti stiamo già. Ma non da solo, Laurent, nel senso che ti fai il tuo server, poi trovi qualcuno con cui farlo, magari lo streammi e ti arriva qualcuno. Ah, hai messo il monastero, buono. No, l'ha messo lui. Lui l'ha messo. Chiudere la strada qui, maledetto. Che casino questo. Sta buttando a incaciare il gioco questo, mamma mia. Competitivissimo Cyber Boris, veramente. Mi sembra che sta facendo un incontro di box, non sta giocando a Carcassonne. Oddio, allora. Sta giocando a Carcassonne. Ah, no, siamo contro il Cyber Boris. Quasi. Ma io sono rimasto. Regà, sono rimasto senza uomini. Che stupido. È uscito un monastero a me. Che imbecille, ragazzi. Pure lui è senza uomini. Anch'io, fra un po', sono senza uomini. Dice Cara, dice tecnicamente a Twitch non fa molto piacere se usi una categoria differente, dice. Vabbè che qui si veramente stiamo a chiacchierare, quindi just chatting. Mamma mia, Mood, ma tra tutte e due oggi, tra Cara e Mood, si rischia la sospensione addirittura. Io metto un monastero qua, ci sarà una... Ci sta ignorando. A me no. Solo io in tutto il mondo, Laurent, ci sarà un cinese che verrà a dire oh, fichissimo. Un tedesco, un francese, domenica, mi dici. I speak also English, people. Ma io ci provo. Intanto ormai questa partita è andata, quindi... Sì. Esiste una tessera. Ti ringrazio che sta tessera qua in mezzo, non so come la troveremo, però va bene. Tu hai fatto bene. Ah, c'è un altro. C'è un polacco con un spettatore, perfetto. Venisse da noi, invece sta da solo.
Facciamo l'international, chiamiamo gli altri streamer e facciamo l'international. Ah, tocca a me. Però non so veramente che pesci pigliare. Cioè, potevo fare pure la strada, ma non c'ho più omini, per cui... Che casino, siamo ancora a zero punti tutti, raga. Questa è una partitone, no? Siamo tutti a zero ancora. Colpa di Cyber Boris, chiaramente. Mamma mia, veramente, noi facciamo punti a go-go senza di lui. Ognuno faceva il sorticello. Al massimo ci condividevamo i campi, invece così. La mossa, gli ho dato un omino, e a lui gli ho dato 9, ottimo. Ottima mossa, voi. Ah, che è successo? Ah, ha condiviso le strade. Ah no, sei tu, sei. Io avevo il monastero. No, aveva il monastero lui. Sì. Caspiterina, sta a vince. Non so se avete capito cosa è successo. Void ha finito la strada, tutte e due noi ci ha dato 5 punti. Però lui c'aveva, il Boris c'aveva il monastero qui e si è preso 9 punti perché ha finito il suo quadrato. Ops, non ho visto il monastero, sinceramente. Vabbè, ma tanto dobbiamo fare punti prima o poi. Però in effetti forse era meglio aspettare, non lo so. Non lo so. Vabbè, chi tocca? A lui. Cyber Boris non si aspettava questo regalo da Void ed è rimasto scioccato. C'è un monastero da mettere lui mo. Non è una scelta facile perché non ci sono pezzi da... No, infatti deve metterlo in un punto pulito. Io lo metterei sopra dove sta il suo giallo, dove sta anche tu. In alto a destra. Qua. No, lui ha preferito lì. Ah, ha fatto il contadino, eh. Attento. No, no. Si sta un... ha preso il monastero. Si vuole unire da me, si vuole unire pure qua. Esatto, dai. Mood, bravissimo. Devi fare il quadrato tutto intorno, sono 9 punti. Come ha fatto lui qui. Infatti, se vedi qua, io mi mancano due pezzi e faccio il monastero anche io. Il quadrato, però vale a trovare questi due pezzi. Anzi, uno ho trovato in realtà con questo, con questa strada. Tocca a me, quindi io potrei anche fare così. Sto guardando però. Perché questo la vede lunga, sto tizio qua. Proviamo a prenderlo, non c'è manco una strada. Ma io lo lascio questo, va. Allora, mi è uscita una tessera complessa. Comunque penso sto a fare record di Carcassonne con 9 spettatori, non ho mai visti. da nessuno streamer 9 spettatori a Carcassonne. No, io invece sono proprio caput. Vabbè, ma tu perché non l'hai sponsorizzato come me? No, infatti io l'ho lanciato così e basta. Non si sa mai. Ah, non l'ha presa lui. Lui ha messo la strada. Certo, ti darei fastidio a te che hai messo quella. Però è una buona tessera questa. Ci potremmo fare una città tutta nostra, Taro. Se riesco a unirmi, non c'ho più seguaci io. Quindi, vai avanti per conto tuo. Io uno ce l'ho. A sto gioco la chiacchiera è facile tra mentre aspetti che tocca di nuovo. Proviamo a chiudere questa città, Taro. Ah no, ma è già mia, un cretino. Quella a destra è tua. Mi sono confuso con i colori. E infatti dicevo, ma io ancora non ho messo niente. Tu sei verde, io l'ho, è già mia. Naturalmente lui becca il pezzo che gli chiude la città, no? Sto russo, guarda che fortuna. Mannaggia, oh, noi siamo a fare i salti mortali per le città, arriva questo sì. No, io ho sprecato una pedina adesso, cavolo. Mannaggia, miseria a me. Quando la città mi dà doppi punti perché ho due pedine? No, sempre lo stesso punteggio. No, sempre uno, cavolo, mi sono confuso tra rosso e verde.
Ah, c'è una città qui, però non mi ricordavo. È stato divertente. Ah, buona, buona sta testa. Ah, carina. Ah, potrei fare due città. E tutto quello che ho fatto finora acquista un senso. Ma che bello. Io ho fatto una gran stupidaggine un po' qua, però. Vabbè. Ok. 4 punti. Io sono stra-ultimo in questo momento. Eh sì, dovevamo contattare il polacco e dirgli di giocare contro di noi. Cavolo, quella strada che hai messo lì sopra mi ha un po' sovvertito i piani. Speravo di trovare un'altra tessera. L'hai fatto per il monastero, immagino. Sì. Dai, dai. Stai seguendo Sela, sta grande partita? Forza, forza. Russo spigne. Messo una città stranissima. Si prende il suo tempo. Scusa Void, mo ti do da fastidio a te, mi sa. Dove? Qua. Questa strada. Ah, vabbè, dai, niente di troppo grave. Certo, senza quella strada adesso avrei chiuso quella città. Appunto. Solo che vorrei dare fastidio al giallo, no, a te. Se proprio dovessi decidere. Se tu gli metti... No, niente. Certo, se mi capitasse la tessera giusta magari qua, uno prenderebbe un po' dei puntini. Ma invece no, ce la voglio questa tessera. Poi comunque dopo questa partita stacco, non so se riesco a tornare stasera, ma non ve lo posso promettere. Non so se piazzare questa qui. Sono molto indeciso. Per ora sto così. Allora, sicuramente né Carcassonne né Pokémon. Quindi potrebbe essere un Fall Guys o un Minecraft serale, chi lo sa. Però non ne so sicuro. Potrei anche pensare a un Minecraft. Se ci stanno qualcuno. Visto che ce lo siamo goduti molto oggi. Sì, vai. Sì, a Fall Guys o a Minecraft? Laurent, quando ha scritto sei solo tu che streami Carcassonne, forse voleva dire come ti è saltato in mente di streamare Carcassonne. Ah, ma tocca a me, io sto a parlare. Ditemelo però. Allora. C'ho la tessera che serve a quel disgraziato di Boris. So che quanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi fa troppi punti fa. Però io recupero il mio monastero, lo fa per forza, non so. Annaggia, gli devo dei punti a questo, gli devo dare. Fastidio, però ne ha bloccati due. No, c'ha due pedoni bloccati. No, un po'. La strada. Non c'è un punto fine partita, praticamente. No, raga, mi sono io do sto favore. Mi spiace per il mio monastero bloccato, ma questo ci vince. Se gli libero mo i pezzi. Tanto penso che è una tessera che uscirà a lui, dai. Vabbè, falla uscire a lui. Non sarà. Se mai ci riuscirà. Lui il favore, secondo me. Ci deve perdere il turno, capito? Non devo farglielo io il favore. Lui sta a 21, ragazzi. Mamma, che fortuna c'ha. Sta distruggendo. Io non sto beccando un pezzo di città o uno. Tutte strade, monasteri.
No. Cioè, c'ho un... Vabbè, lasciamo perdere. Mannaggia, che... Vabbè, non potevo comunque farlo. Non so dove mettere questo. Non c'è nessun punto veramente utile. Veramente è una tessera che non mi serviva a niente, guarda. Mi serviva a me invece. La mettevo qui. Questa tessera qui, la mettevo qui. Facevo un po' di punti. Esatto, mood, sì. Come va, Void? Sta a far peggio del russo, Void, in quanto a... Sì. A calcoli. Non so dove mettere questa tessera, è veramente complicato. Anche perché non ho più omini, ne ho un sacco bloccato. Disastro questa partita. Io la metto qua, ti rompo, tanto non vincerò mai, rompo le scatole. Ah, non era male come mossa. L'ha messo qui perché dice cerco di prendermi il prato con le città chiuse qui per fine partita, se si toccassero. Ho sbagliato a mettere un omino là fuori dalla strada, fuori dalla città, sulla strada a sinistra. L'omino è sprecato lì, veramente. Fa sempre così Laurent Mood. Guarda che sta a combinare lui, mannaggia. Ha messo là, ce lo volevo mettere io. Oh, ma io sempre strade piglio. Mamma mia, sono quattro volte più strade, oh. Mamma mia, regà. Là ce lo volevo mettere io. Ha pescato la carta che volevo fare io. Peccato. Se la ridi. Io non so che devo fare. Non c'ho più seguaci. Ho giocato malissimo. Non abbiamo più. Nessuno ha più seguaci. Sì, l'asfaltatore Carcass. Che roba mi è uscita, ma veramente? Ma che me ne faccio? Beh, veramente puoi chiudere quella mega città che stavamo facendo lì. Ah, davvero, guarda. Incredibile. Però non so se conviene perché gli fai fare la strada a lui pure. Sì, gli faccio fare la strada a lui. No, dall'altro lato non è ancora chiusa. Però gli fai fare anche... C'è anche il prato, c'ha... Gli finisci quasi la città, oddio. Secondo me non conviene. A me non conviene. Ci ha costretto a bloccare tutto. Sì, sta venendo una cagata. E gioca super competitivo. Mi sa che qua c'è gente che gioca super competitivo. Beh, per forza. Cioè, questa mi serve solo per aprire. Penso in qualsiasi gioco. Non è for fun come noi. Non è FF. Esatto, non è for fun come noi, è super competitivo. Si sente l'aggressività in ogni sua mossa. E tra l'altro non ho pedine, quindi sta città che piazzo non serve veramente a niente. Sai che ti dico? Gioco per taro? Gioco per taro? Addirittura? A sto punto, se bisogna fare casini, intorno. Vabbè, io piazzo sta cosa che non servirà a nessuno. Basta. Turno sprecato. Non abbiamo pedine. Ma
asfaltiamo Carcassonne. E pure lui ha dei pensieri, anche se sta stravincendo, però. Perché siamo rimasti tutti bloccati con le pedine. Lui non pensava che noi non volevamo concludere le cose, capito? Dai. Gioca in un modo molto diverso. Cioè, siamo noi che non giochiamo come bisognerebbe giocare. No, sì, lui sta giocando come un vero giocatore, diciamo. Però non è detta che vince, perché è bloccato pure lui. La mossa geniale è non fargli riprendere i pezzi. Infatti l'ha buttato lì senza fare niente. Oh, finalmente. Allora, cioè, finalmente, oddio. Diciamo finalmente. Cerco di finire sta città. Ok, tocca a me. La prossima volta mettiamo di meno come Glessidra. Così viene un po' di pepe. Io lo faccio, mi sa. Finisco questa città. Ci siamo tutti e tre. Ci si sblocca una pedina. Lui non completa la strada ancora. È più giusto, secondo me, con la Glessidra. Comunque mi piace questa modalità, perché comunque dà un po' di senso, sì, al tempo, al tempo che sprechi ad aspettare. Sì, ci sta al tempo. Beh, io lo faccio, così almeno ci si sblocca una pedina e giochiamo. Non farlo! No! Dammis. No. Dove sta? Non vedo. Tanto niente. È fatta, cioè prendiamo tutti i punti. No! Cosa hai fatto? No! Sono curioso di vedere che fa. Vince, secondo me. Se ti interessa come curiosità. No, beh, non hai chiuso, non hai fatto fine a strada, è già tanto, quindi ci sta. Esatto, però recuperiamo tutti un pezzo, solo che lui i suoi pezzi li usa bene, a contrario nostro. Vabbè, impareremo da Cyber Boris. Sarà il nostro maestro. Un giorno lo supereremo. Fa collega quella. Ah, non può collegare lì. Non ci fa granché con questa strada, mi sa. Ce la faremo, cheat. Però è una partita bella. Addirittura secondo, no? Non è il secondo follower Laurent. Oh. Sarà ventesimo forse. Secondo, no? In che senso secondo? È una partita molto combattuta, eh. Cioè, per chi gli apprezza il gioco, secondo me è soddisfacente. Perché non si sa che. Ah, ma tutti. Ah, è vero, abbiamo fatto tutti i punti. Ecco che capivo che tutti questi punti. Ci sto io. Infatti, Sela forse è stata tra i primi follower. Anche perché ci conosciamo. Taro, ma se tu ti metti un'altra pedina su un campo, almeno ti difendi da lui. Non farti rubare i campi, ce la puoi fare. Adesso ho riottenuto il seguace, pensiamo più. È molto indeciso lui. Sì. Non ha mai aspettato così tanto. Pensa che siamo dei pro gamer pure noi. Comunque devo dirvi la verità, a me sembra che funziona molto più online questo gioco che dal vivo. Addirittura. C'è solo la Clessidra in più, eh. È complicatissimo fare i calcoli. Qua invece ti fa. Ah, sì, ok, per i calcoli, per i campi, che tipo. Guarda che sta combinando. Guarda che sta a fa? Guarda che sta combinando sto disgra. Guarda dove è andato a metterlo. Capito che vuole fa? Folle. Folle. Folle.
Come faccio a impedirglielo, mo, sta cosa? Dopo ci provo, ci penso. Disgraziato. Ha scritto Sella, disgraziato. Disgraziato. Allora, aspetta, vediamo un po' come posso... E fare una città. Aspetta. Ti vuole attaccare da due lati. Io lo sto pensando. Però l'ha messa a destra, manca sì. Ah, perché qui vale. Qui in mezzo vale il campo. Vuole i tuoi campi, chiaramente. Ma che sta con... Ah, annaggia, giustamente. Vabbè, mo ci penso. Tanto ancora c'è tempo. Attenzione, balzo del taro al secondo posto. Mamma mia, che ci faccio con sto coso? Disgraziate. Che vuol dire leggere in inglese? Disgraziate. Sella, quasi quasi lo compro. Sta a fare il boy. Dai, gioca con noi. E infatti. Cioè, raga, ma che ci faccio con sta pedina, veramente? Però io... Sì, vabbè, nel senso consiglierei in futuro di farci almeno le prime due espansioni. Le prime due, perché veramente il gioco gira una bellezza con le prime due. Taro, ti proteggo. Che fai? Veramente non so che farci con questa... Ma sì, a sto punto potremmo far vincere il russo. Proteggo. No, gli complico la possibilità di unire quei due campi. Che c'entra Sela? Ma che vuol dire so scarsa? Che Void ha giocato due volte. Ha giocato... Dai, complico la vita. Sì, infatti. Sì, infatti è così che funzionano le cose. Quando diventerò un grande streamer, mi pagheranno per portare gli utenti. Mo lo piazzo su YouTube. Se fa un po' di visualizzazioni può essere che mi notano. Non fatevi ingannare da Taro. È ma chiaramente sì. Sponsorizzato da Asmodè. Eccala, mannaggia, c'è riuscito, l'ha trovata? L'ha trovato. Ah, ragazza, non a perde. Ah, sulla strada ogni omino fa punti, no? No, una volta. Ha fatto 10 punti fatto... lui e 9 io. A 2? Che? Perché sei balzato a 42? Hai fatto il monastero? Monastero da 9, sì. Stava lì, però io non ho voluto farglielo fa. Infatti ho fatto bene, intanto ha fatto lui. Allora, cioè sto a capire niente però. Allora. Io e te. Che? Ha fatto un favore anche a me. Ah, ti ha liberato un pezzettino. Sì, il pezzettino che mancava per collegare il mio contadino. Concentrazione, ragazzi. Allora, se io piazzo qua, piazzo qui, no? Mi potrei prendere il prato qua, così cerco di unirlo e rimanere saldo su sto prato, visto che mo sto a fare pure un po' di città. Ci proviamo, dai. Il mio microfono costa... L'ho preso a 99 euro, non so se è aumentato nel frattempo. Sì, costa comunque. Non so se avete capito la mia strategia, che è quella che stava facendo anche il russo. Il nome, l'HyperX. No, l'ho preso a 99,90 su Amazon. Prima del Black Friday. La mia strategia allora è quella di fare mettere due seguaci sul mio prato in modo da proteggermi se lui lo unisce. Non so se è chiaro. Vai, Void. Allora, io ho la tessera per unire tutti i prati. In questo modo... Uniscilo dalla parte mia, però. Anche nel prato. Sì, HyperX qualcosa, ma non mi ricordo. Potrebbe essere una strategia folle. Ma mi sentite bene limpido con questo microfono, ragazzi? Hai cambiato microfono? No, è sempre quello. Sì, vi soddisfa. Non lo faccio, caro, mi spiace. Una strategia suicida potrebbe far vincere Cyber Boris. Ma perché?
Void. No, non farlo. Non c'è Cyber Boris, ma bisogna farlo. ISMR, cioè. Non mi ricordo quella di ISMR. Che hai fatto? Bisogna farlo, Taro. Potrebbe far vincere Cyber Boris, però bisogna farlo. A parte che mi ha dato 10 punti. Mannaggia, che stai facendo? No! Hai fatto una stupidaggine immensa. Mannaggia, l'hai collegato già con uno, già. Mo ne mette due. Vabbè, cerco di difendere. Questo non ci crede quello che stai combinando. È tutto il mio piano malvagio. Vabbè. Speriamo. Ma io perché ho fatto punti e sto a 50? Vabbè, non lo so, va bene così. Comunque, il Taro per il momento è primo. Sulla strada e prima hai fatto il monastero. Vabbè. Buono così. Allora, naturalmente non riesco a... No. C'ho 3 seguaci ora, ragazzi. Lui si sta a fare un'altra cosa lì. C'è pure lo scudo, buono. Guarda dove andà. Ah, non sei tu. Cavolo. Non esce la tessera che mi serve. So che c'è sta. Ho letto un articolo di una streamer italiana che ho visto pure che come si chiama? Nei consigliati. Di una streamer italiana che fa un sacco di soldi a fare cose di sto tipo. Senza pudore, diciamo. ISMR. No sense, fa guadagnare un sacco di soldi purtroppo. Cioè il senso ce l'ha da quel punto di vista. La Void l'ha messo lì. Mi sta tentando anche lui un approccio pluriprato. È diventato di una strategia. Sto già dalla partita nostra che sembrava il bambino contro bambino. È diventato pro contro pro contro pro. È arrivato qualcuno da me a farmi compagnia. Vedete, ragazzi, che adesso il prato appartiene a tutti e tre, perché ognuno di noi c'ha un seguace nel prato. Sì, sta diventando un po'... Guarda questo che sta combinando! Ha messo quella... Mannaggia, io non riesco a trovare una cosa che continua questo. Mannaggia la miseria a questo. La cosa, no, 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 aspettate, non lo posso mettere qua. Questo se trova le tessere giuste ci fa un anche epic, io se trovo un giuste. Epic win ci fa questo. Questa la voglio chiudere perché ci sta la cosa. Sto pensando. Che schifo, raga, non so che fa. Sì, ste tessere sono terribili. A questo punto del gioco. Sto un attimo vedendo se posso trovare una strategia o qualcosa. Vabbè, ci proviamo. 3 punti, sono sempre 3 punti. A fine partita. Ah, urca. Che ha fatto? No, dico quella città grande, non so se riesce a... No, quella non la fa. Però sono 3 punti a fine partita. 1, 2 e 3 con lo scudo. Se non la finisci, invece di 2 punti, ti dà un punto a partita. Ah, pezzo. Perché adesso qua si conta quasi centesimi. Se l'erba rimane di tutti, si conteranno i centesimi. I puntini. No, strada non ha... Solo che lui sta a fa il disgraziato qua. Non so come fermarlo.
sta cercando i pezzi giusti. Si sta affastrando in tutti i modi. Un attimo con questo, non saprei dove metterlo. Che sta facendo? Ah, ha fatto un po' di punti, eh. Zitto zitto. Eh sì. 4 punti così. Conosci Carcassonne Slayer? È arrivato qualcuno da te? Sì. Aia, mannaggia la miseria, questo non doveva farlo. Aia, videogioco viene a giocare. Chi è che ha il videogioco? Qualcuno? Epic. Bene, bene. Tocca a me. Beh, io ci ho giocato tanto a The Sims. Non ci ho più giocato dopo il 2, il primo tanto, il 2 pure, il 3 così così, il 4 niente quasi, anche se ce l'ho. Senti, io mi faccio un po' dei punti qua. Ma sai che te dico? Ma io attacco proprio come un disgraziato a questo. Ho sbloccato lavori in corso. Una volta ti invito a giocare quando facciamo un'altra live su Carcassonne, ti va? C'ha già il gioco lui? Le follower che ce l'ha. Ottimo. Cavolo, sì. Però non mi esce la tessera che mi serve, mi escono sempre queste tessere inutili che non voglio. Segnatelo, ci sta lui. Allora, praticamente sia io che lui qua stiamo creando pezzi di prato, perché se riusciamo ad unirli sarà un casino a chi unisce meglio. I personaggi dei follower addirittura. Non è male. Non è male come idea, per carità. Però dovrei studiarmela forse. Sì, che ci potrei provare. Lui sta dicendo mood e mi sta consigliando di provare dei Sims facendo i personaggi dei follower. Lol. Ci metti 3 anni però a crearne uno proprio. Non è male come idea, per carità. Li fai muovere da soli senza fare nulla e vediamo come interagiscono. Chi fa amicizia prima o qualcun altro. Ah, lì si è fatto la città. Vediamo Boris Johnson che combina. Naturalmente lui la stessa città con lo scudo. Identica gli è uscita però con lo scudo. Sì. Quanto il gioco sta tentando di farlo vincere in tutti i modi. Se in chat non sapete cosa state vedendo in live, chiedete. Carcassonne il gioco da tavolo. Taro, ti è uscita... Ah, no. No, serviva il monastero con la strada, non solo il monastero, cavolo. Cavolo. Mannaggia miseria, niente, non so... Chiedevo di fare una cosa. Fosse stato il monastero con la strada. Ok, Slayer, allora la prossima volta che organizziamo con Taro... Il buon Taro. Ti faccio sapere. Tu intanto, se vuoi, se ti va, vai a seguire la sua... Vai a seguirlo su Twitch se non lo segui già. Nessuno vuol fare amicizia con me. Allora, per un po'. Se faccio qui quanti tessere. Ui, sono già 7 tessere però qui, Però qui state aumentando. Però 7 tessere sono buone. 7 tessere. Ah, qui no, do fastidio pure a. No, sto fa un casino là. No, assolutamente no. Prendete i punti tutti e due, però non succede niente alla fine dei così. Aspetta. Taro, mettimela qua, di fianco al suo monastero. Lo so. Il problema è che lui viene pure a prendersi la città che sta costruendo laggiù, quindi non va bene. Io devo... In quel modo, il mio campo al suo, e se lui unisce poi gli altri campi, io sono maggiore a lui. Come fai a essere maggiore a lui, scusa? Perché c'ho anche questo qua sopra. Ma non li unisce ancora, però. Per ora, lo so. Posso rischiare che fa punti lui. Fai punti anche tu col monastero lì, Basta. Ho deciso dove metterlo. Ah. Ok, dai, ci sta. Cavolo, non riesco a collegare quelle due cose. Buona serata, Sela. No, vabbè, qua non ce la posso mettere, si ingrandisce la città inutilmente. Ma
che cosa è inutile, raga? Beh, qua mi potrei fare una strada. Qua no, sta città è enorme, è inutile. Qua c'è già lui. Oh, a questo punto. Sto facendo punticini con le strade. Sta durando un po' troppo questa partita, devo dire. Sì, è vero. Vabbè, abbiamo finito. 5 tessere. Però veramente diciamo al cardiopalma, proprio. Ma c'è un'opzione che ti mette un timer per ogni turno? Cioè, non totali, ma... No, tipo... cioè, puoi solo abbassare questi 30 minuti, ho visto. Puoi abbassarli, mette 20, così vai un po' più veloce. Ciao Slayer, grazie di essere passato. Ciao Slayer. Tocca a Boris. Maledetto Boris. Che ci fa con sta carta? Oh, sì. Ho messo quella cosa. Non c'ho una città, no, da chiudere. Che, mamma mia, che sfortuna. Qua, dove c'è la mia pedina rossa? Dai, fallo. Allora, campo mio. Mi spiace. E battiamo Boris. Posso fare queste cose. Però se faccio così, che succede? Mamma mia, ragazzi. No, togli subito. Avrebbe vinto lui da solo, penso, in quel caso. Allora, mannaggia, non trovo le cose giuste per vivere. Dai, da solo. Tanto. Per il tuo follower Void, che sono anche un subscriber. Ma tolgo la sub. Che... toglielo. La sezione Carcassonne ha 1000 follower in totale, che è un po' pochino in effetti. In effetti non pensavo così poco. No, non ci credo, l'ho trovata. No. Cosa succede? Oh mio Dio. Ha vinto Void, ve l'ho capito io. Aspetta, non sto capendo cosa succede. Ma no, così è inutile, gli do i punti miei a lui. Ah, okay, e io mi male. Prendo. Meno male, pensavo un'altra cosa. Perché siamo uno e uno. Mi serviva sta tessera che c'è tu, mi serviva a me. Mannaggia, miseria. Stavo a cercare come il pane. Dove? Questa era della strada, mi serviva. Lo volevo. E dove? Allora, giù, tutto giù. È vicino al mio pratino che sto da solo. Se metti questa strada divento io incontrastato il re del prato e vinco. Aspetta, non ho capito dove. Allora ci sta un prato dove sto solo io. Che giocatore? Esatto, Ghidram. Benvenuto Ghidram. Conosci il gioco? Un prato dove stai solo tu. Allora, sotto lo vedi? Ah, ho visto. No, visto. Non quello sotto a sinistra, quello a destra, ce ne ho due da soli. Quello più a destra. Ok, se metti la strada diventa tutta mia. È giocare sporco questo. No. Chat che... No, beh, dipende. Ah, intanto avresti diciamo il contributo, tutta la chat, se vincere lo stream. No, vabbè, no, gioca bene, dai. È più bello se riesco a vincere da solo, senza aiuto. Devo vincere da solo, senza aiuto, devo vincere. Sarà una vittoria netta. Ma la chat cosa dice? Devo far via. Ragazzi, faccio vincere Taro? Cioè, ha detto Void che questa mossa potrebbe farmi vincere. Però non so se io. Sì, stanno a parlare tra di loro, figurati. Sì che. sì, dice uno. Sì. Diciamolo. No, dai, non farlo. Perché voglio vincere contro il russo bene, capito? Poi se ci batte. Paziente. Cerca di vincere. Fai una mossa che fa vincere per fuori. Va bene. Allora questa mi dà un po' di punti in più di quanto li dà a lui. Però gli do un po' di punti a lui. No, che cos'è sta cosa? Però esatto. Prendo io. Perché io guadagno più terreni di quanti ne guadagna lui. Oddio, più o meno ne guadagniamo uguale. Però se dopo capita un'altra carta,
Vedi tu. Il fatto è che mi serviva quella carta che tu hai messo là. Vincevo veramente. Basta, facciamo vincere Tar. No. Perché non farlo? Vuoi ararlo? Io voglio ararlo con le mie forze, come dice Mood. Basta, è deciso. Qua. E vada come vada. E calla. E calla, è finita. Complimenti. Sicuro di sta mossa che guadagnavi qualcosa te? Secondo me hai fatto guadagnare soltanto a lui, secondo me. No, ho preso anch'io dei terreni. Questi terreni li condividiamo. Sì, ma tu ci avevi già quelle due città. Erano già tue, così gli hai dato una città in più a lui. Secondo me non hai guadagnato, hai solo fatto vincere lui. Un pochino. A sto punto era meglio metti la strada da me, guarda. Tocca a te. Sì, sto un attimo a capire che devo fare la vita mia qua. E questo è inutile. No, non la puoi mettere là. Peccato, vabbè. Peccato, l'hai fatto comunque vincere. Comunque no, il discorso delle città. Scusa, allora tu l'hai messa lì, no? Avete condiviso il campo, giusto? Sì. Ok, tu ci avevi sopra il tuo, avevi già due città vicino completate. Lui ci aveva soltanto quella sotto. Così... Campi hanno punti per le città completate. Esatto. Ah, io pensavo solo per il numero di tessere campo. No, non c'entra niente tessere campo. Io non l'avevo capito questo. Vedete, dovevo vincere. Ottimo. Io avevo capito che si contavano le tessere di campo. No, si contano le città completate che toccano il tuo campo e danno 3 punti a città completata. Questo cambia tutto. Eh sì. Molto. Devo farti vincere. Così ho fatto vincere lui perché gli ho dato 2 città. Sì. Vabbè. Allora il mio piano malvagio era inutile in realtà, perché io avevo già malvagio. Vabbè, non ti preoccupare. Cercherò di vincere lo stesso in qualche modo. Cioè, meno male c'è l'ultima tu. Meno male c'è l'ultima tu. Cerca, vedi che poi fa. Che ci faccio? Alla fine i campi siamo riusciti a trattenere questi. Quindi, boh. Non lo so chi vince. Allora lui sta a 67. Ma quando ha fatto 67 lui? Oh? Non lo so in che momento l'ha fatto. Ha fatto quel mega città lì in alto con 2 scudi. Ha fatto, caspiterina. E gli ha dato mo pure 6 punti in più. Gli ha dato. Io non sono riuscito. Sera non ci faccio niente. No, vabbè, abbiamo perso. Io ho perso. Non sono riuscito a unire i campi. Averlo solo per me. Mannaggia. Vabbè, ha vinto lui. Inutile, cioè. Dai, metti e facciamolo vincere, dai. È stato bello. A sto punto forse era meglio veramente faceva vincere me. Non volevo ararlo con le mie forze, ma non ci sono riuscito. Dovevo farlo. Sto provando a vedere se c'è qualche combinazione strana che fa rendere i campi tuoi, ma non penso. Guarda tutte le tessere disponibili al lato dove vuoi metterla. Vedi se può il mio prato diventa il suo, però... Purtroppo no. E vabbè, è andato. È andato. E qua non ci faccio. È finito. Mo fa il sistema, calcola i punteggi, ma vincerà questo qui. C'ha 2 campi. Nulla con questa. Vabbè, ha vinto. Good job, Boris. Stai per job. Boris. Ti odiamo, ma good job. Ci ha insegnato come giocare competitivo su questo gioco. È bello che potevamo vincere, guarda, con un po' di... Mo sto a 72 io, ma non gliela faccio grazie ai 6 punti che ha dato Void con grande abilità. Vediamo se proprio quei 6 sono decisivi. Sì, secondo me sì. Vabbè, dai, allora c'è ancora speranza, però c'è ancora speranza, ragazzi, perché ne ho piazzati un po' in giro. Attenzione, forse. Qua a 9, so, mannaggia la miseria. Ma quanti ce n'hai in giro questo? Quelli prendiamo tu. No. È a 110. Hai vinto, Taro. Mamma mia, è in punto, regà.
quindi la mia mossa sia per sabotarti non è servita. Ho vinto di un punto. Come ho fatto? Ti ho detto che quella strada lì. Questa va su YouTube. Questa. Un sacco di punti coi monasteri. 23. Coi monasteri ho fatto i punti. Sì, tantissimi. Ah, faccio io, Yurigan. Faccio io. Il Carcassonne. Hai visto che bel gioco, ragazzi? Per un punto ho vinto. Mi ho battuto pure il russo. Sì. Grande, grande. Peccato che ci sia poca gente a vedere questa grande soddisfazione. Vinto senza farmi aiutare da Void. Tra l'altro, ti ha anche rifiutato l'aiuto. Ho rifiutato anche la facile vittoria. Per aver rifiutato oppure sabotato. Allora, dobbiamo fare tutti quanti na. 9 punti in più perché devo capire. Io non sento più Void che parla, però questa canzone. Non finisce. È andata. Grazie a tutti i pochi che hanno guardato. Alla prossima anche a te, cara. Grazie per essere stata fino alla fine. Grazie a Mood, grazie a Gideram, grazie a Void per il sostegno. E faremo presto con chi vuole un'altra partita, va bene ragazzi? Magari con tutti noi che ci conosciamo. Ok, grazie a tutti, io chiudo, poi vado a fare un ride, mo forse, vediamo. Fai un ride. Sì, faccio un ride. Non so, faccio a te il ride, c'ha senso? No, sto chiudendo anch'io. Ok, allora vado a cercare allora. Grazie al pensiero. Alla prossima, Void, grazie ancora.